Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del pancreas artificiale, cosa c'entra con il diabete, che cos'è, cosa fa, cosa non fa, eccetera, eccetera. Ma prima ti ricordo che io sono Emanuele, sono uno studente di medicina al secondo anno e sono diabetico tipo 1 da più di 15 anni. Innanzitutto partiamo nel dire che cos'è un pancreas artificiale, in che cosa è differente rispetto a un microinfusore. Innanzitutto il microinfusore è dove sei tu che gli dici quanta insulina fare. Il pancreas artificiale, c'è un video di Cambridge, l'Università di Cambridge, che lo spiega molto bene, e il fatto che lo stiano testando specie sui bambini per rendere migliore la vita anche dei genitori, in quanto spesso le glicemie durante la notte, cioè non spesso, sempre vanno misurate, e i bambini non le misurano durante la notte perché non si sveglia per misurarle. Quindi c'erano pensato ai genitori, oppure quando sono a scuola e un genitore magari è a lavoro e quindi non può avere anche questa attenzione. Che cos'è un pancreas artificiale? Un pancreas artificiale è costituito da tre porzioni: un sensore CGM, CGM è Continuous Glucose Monitoring, ok? L'ho pronunciato male, ma è questa cosa qui, cioè i CGM non sono altro che, ad esempio, il Dexcom, cioè ogni 5 minuti ti invia la tua glicemia e tu sai quindi quanto hai di glicemia e ti invia i segnali. Più un microinfusore, quindi qualcosa che faccia le punture, più un algoritmo che deve calcolare quanta insulina fare. In questo modo questi tre sistemi vengono connessi l'uno con l'altro e teoricamente, come dice il nome, è come un altro pancreas artificiale che va a sostituire l'isola di Langerhans, in quanto come rappresenta la componente endocrina del pancreas, che è quella che ha anche tra i vari il compito di produrre insulina. Quindi, dato che il diabete è una patologia dove i linfociti attaccano l'isola di Langerhans, distruggendo quindi le cellule beta del pancreas, questo che viene immesso dall'esterno è esattamente come quando noi facciamo l'iniezione, soltanto che viene calcolato in modo automatico come in una persona sana. Quindi questo sistema di algoritmo sensore più microinfusore in realtà ti farebbe, diciamo, guarire dal diabete. Allora, questa cosa è in sperimentazione, come dicono nel video di Cambridge, specie su bambini e adulti. Non si sa quando verrà rilasciata. In realtà si sa anche, cioè è difficile trovare grandi informazioni. Ho trovato poi un articolo che è fatto molto bene, che vi linko da qualche parte, e da cui ho preso anche informazioni per fare questo video, così avete tutte le fonti. Pensate banalmente a quanto potrebbe essere utile. Facciamo esempio: un bambino elementare deve andare a fare l'insulina a scuola perché sta pranzando appunto a scuola e ha anche il pomeriggio da fare. In questo caso bisognerebbe chiamare i genitori, che spesso sono al lavoro in questa fascia d'orario e che non possono fisicamente raggiungere. In più, gli insegnanti bidelli non si prendono la responsabilità di fare insuline, e non sempre i bambini sono capaci di farsi appunto l'insulina e di essere autosufficienti. Ad esempio, io ho imparato a farle nell'estate tra la terza e la quarta elementare, in quanto con la GD Verona e il mio gruppo pediatrico, mio nel senso quello che frequentavo anche io, sempre qua di Verona, della diabetologia pediatrica di Verona, avevano organizzato una sorta di campo scuola dove imparare a gestire le glicemie e come fare le punture. Ti facciano mangiare più o meno sano e quindi imparare a fare, cioè cercavano di farti diventare del tutto autosufficiente sul misurare le glicemie, fare le punture, cambiare gli aghi, tutto quello che poi concerne la gestione del diabete. Poi quando torni a casa sei comunque in grado, cioè perlomeno io quando sono tornato a casa ero abbastanza in grado di farmi punture, farmi le cose, ti fa superare le varie paure di fare le punture. Quindi super utile questa cosa, però ad esempio io questa cosa ho imparato a farla in quarta elementare, ma gli insegnanti non si fidavano che fossi io a farmi la puntura, quindi comunque rompevano, diciamo, le scatole, e per far venire i miei genitori o mia mamma, che in genere era a casa quella fascia d'orario, per farmi appunto l'insulina. E mia mamma diceva: guardate che lui è in grado, e i professori dicevano: sì, ma a me non interessa che lui sia in grado, voglio che venga tu perché non voglio responsabilità. Quindi questo è un esempio banale. Ora immaginate se ci fosse ad esempio il pancreas artificiale, quanti sbattimenti in meno avrebbe un genitore, o quante preoccupazioni in meno avrebbe un genitore, in quanto non ci sarebbe neanche più la possibilità dell'errore umano nel quello che ho mangiato, quello che non ho mangiato, in quanto essendo direttamente collegato al sensore, aumenterebbe in modo autonomo l'insulina. Esistono due tipi di pancreas artificiali in questo momento: uno ibrido,
uno completo, quello completo è del tutto automatizzato, mentre vi è un altro sistema che è quello ibrido. Quello ibrido mette in automatico la quantità di basale, ma il ragazzo o la ragazza diabetico o diabetica dovrà poi intervenire manualmente per inserire l'insulina e per fare l'eventuale bolo per il pasto. Per quanto riguarda gli algoritmi, lo leggo direttamente all'articolo che poi vi lascio linkato in descrizione, quindi per quello che mi vedete con gli occhi bassi, ne sono diversi tipi. Allora, i più importanti sono l'algoritmo proporzionale integrale derivativo, PID, e il modello predittivo di controllo. Il PID aggiusta l'infusione di insulina sulla base della deviazione tra glicemia effettiva e target glicemico, sulla base della differenza tra l'area sotto la curva della glicemia misurata e della glicemia target, e sulla base dell'entità e delle direzioni della variazione istantanea della glicemia. Tanto si tratta di un algoritmo che non è in grado di effettuare una previsione, piuttosto reagisce alla glicemia rilevata. Quando avete sentito ad esempio quello che sottosta alla curva, si tratta quindi di un integrale che calcola la porzione che sottosta alla glicemia giusta, sostanzialmente, quindi ipotesi che l'aria sotto è 2, con la glicemia che è ipotesi alta a 250, l'aria che sottosta al grafico della glicemia è 3, la differenza tra 3 e 1, che è la glicemia corretta, l'aria sotto la glicemia corretta abbiamo detto essere 1, ho detto 1 mi sembra, spero di sì, la differenza è 2 e calcola l'insulina necessaria per quella quantità 2 che viene calcolata di aria. Questo è sostanzialmente quello che fa il primo, per questo dice che è più un aggiustamento continuo della glicemia piuttosto che una previsione di quello che sarà la glicemia. Il secondo modello, il modello predittivo di controllo MPC, utilizzato dalla maggior parte dei gruppi di ricerca, è attualmente considerato l'algoritmo più completo. Usa un modello matematico di regolazione della glicemia, capace di predire la glicemia e somministrare l'insulina in modo che la differenza tra glicemia predetta e target entro un determinato orizzonte temporale sia minima. Vabbè, qua c'è poco da spiegare, sostanzialmente dice che usa un algoritmo che serve per prevedere la glicemia e la prevedono a breve termine in modo tale che l'oscillazione tra glicemia predetta e il valore oggettivo, cioè quello misurato col capillare, cioè col sangue, sia il più possibile vicino e di conseguenza l'insulina che poi si andrà a fare sia il più possibile corretta. Un altro tipo di algoritmo testato con successo si basa su fuzzy logic, un algoritmo che cerca di emulare in modo automatico le decisioni che normalmente i clinici prendono per il paziente, pur essendo difficile inserire in uno strumento tutte le possibili situazioni che un paziente potrebbe incontrare. Vabbè. Altra cosa importante per quanto riguarda poi quello ibrido, può essere mononormonale oppure biormonale. Cosa significa mononormonale? Può indurre la somministrazione solo di insulina. Per quanto riguarda invece quello biormina, o per quanto riguarda anche quello biormonale, può indurre anche la somministrazione di glucagone, oltre a quella di insulina, in questo modo da mantenere i livelli corretti di glicemia. Diciamo che i limiti principali lui ne elenca tre, ma quelli spiegabili facilmente sono due, cioè il fatto che non viene messo direttamente dal pancreas, il pancreas è in collegamento con il fegato raggiunge il sangue reflue dell'intestino ricco di zucchero in seguito a una digestione, e in questo modo si ha subito, prima dell'immissione in circolo del glucosio, la quantità di insulina necessaria, mentre qui serve un più un ricorrere la quantità di insulina necessaria per abbassare la curva glicemica che si è già alzata. E il secondo problema è il fatto che la glicemia non viene misurata appunto a livello sanguigno, ma viene misurata con un sensore a livello interstiziale. Leggo di nuovo perché questa cosa è interessante. Nonostante queste limitazioni, gli studi randomizzati disponibili sono concordi nell'affermare che l'utilizzo del pancreas artificiale rispetto al microinfusore più sensore riduce il tempo trascorso in ipoglicemia e aumenta quello trascorso in euglicemia. In una recente analisi poi è stato dimostrato come pazienti che utilizzano un pancreas artificiale ibrido mono o biormonale abbia un aumento di circa 2,5 ore delle glicemie nei normali target, quelli che dovrebbero essere fisiologici, quello che noi chiamiamo glicemia giusta, quindi super utile. Da settembre 2016 la Food and Drug Administration, quindi americana, ha permesso l'ingresso in commercio del MiniMed, mi sembra 670G. Dal 2016 c'è uno in commercio che è il MiniMed 670G, non so se ce ne siano altri.
perlomeno questo credo sia il primo, e che è stato approvato all'FDA, che è la Food and Drug Administration. In questo caso l'algoritmo è il PID, cioè il primo che viene preso in considerazione, ed è ibrido. L'articolo poi continua parlando delle varie differenze che ci sono tra pancreas e microinfusore artificiale, però come questa è una cosa più approfondita che magari possiamo guardare in un prossimo video. Quindi, se vi può far piacere questa cosa, lasciate un mi piace, un commento, vi iscrivete al canale. Spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video.